Ciao a tutti da streamhard.com, quest'oggi vi presentiamo l'unboxing della nuova Gigabyte GTX 960 Juno Gaming. Parliamo innanzitutto delle caratteristiche tecniche di questa scheda. Presenta un quantitativo di CUDA cores di 1024 unità, e abbiamo un base clock di 1241 MHz e un boost clock di 1304 MHz contro il boost clock reference di 1178. Inoltre abbiamo un memory clock di 7010 MHz effettivi e un quantitativo di RAM di 2 GB. Analizziamo la parte frontale della scatola. Come possiamo vedere, troviamo il logo Gigabyte accompagnato dall'occhio stilizzato tipico di Gigabyte. Troviamo il nome della serie della scheda, che è Juno Gaming, e troviamo più in basso tre bollini che ci indicano le tecnologie adottate da questa scheda, come la tecnologia Flex Display, WinForce per il raffreddamento della scheda video, e un bollino che ci indica questa scheda per croccata di fabbrica. Inoltre più di fianco troviamo il nome della scheda accompagnato da alcune tecnologie come G-Sync e DirectX 12. Nella parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo alcune didascalie come l'immagine scomposta della scheda che ci spiega il funzionamento del dissipatore WinForce, alcune didascalie che ci spiegano alcune caratteristiche di questo sistema di raffreddamento come la presenza di un backplate in alluminio di colore nero. È un speciale design delle ventole e oltre al LED WinForce illuminati blu troviamo anche altri due LED che ci indicano se le ventole sono in funzione o meno. Inoltre la presenza di 4 heatpipes in rame a diretto contatto con la GPU da 6 mm. Di lato troviamo è spiegato come funziona la tecnologia Flex Display e più in basso troviamo la compatibilità con sistemi Windows 8 e Windows 7 e accompagnati da alcuni requisiti minimi di sistema per l'installazione di questa scheda. Nella parte inferiore troviamo il bollino che ci indica la compatibilità con Nvidia Shield e alcune caratteristiche principali della scheda, mentre nella parte superiore troviamo solamente il nome della scheda accompagnata dal logo Gigabyte. Andiamo ad aprire la confezione di questa scheda. E al di sotto troviamo un altro cartone di colore nero accompagnato sempre dal logo Gigabyte, all'interno del quale troviamo oltre la scheda anche il bundle accompagnatorio che è composto da manuale di installazione rapida e CD driver e due connettori di alimentazione Molex 6 pin. Adesso vi mostriamo la scheda. Eccola qui. Come possiamo vedere, la scheda ha un design all black, in questo caso colore nero opaco, e ha un design davvero stealth che si adatterà a qualunque configurazione dei nostri PC gaming. Come possiamo vedere abbiamo una cover in metallo di colore nero, a differenza delle serie precedenti WinForce che l'avevano in plastica, almeno per la fascia media. E abbiamo tre ventole da 80 mm che sono sorrette dalla cover, che vanno a raffreddare il radiatore in alluminio sottostante, accompagnato da 4 heatpipes in rame da 6 mm a diretto contatto con la GPU. Queste ventole saranno ferme quando il sistema sarà in idle, invece si azioneranno solo quando raggiungeremo una determinata temperatura o un determinato carico di lavoro. Nella parte superiore cosa troviamo? Troviamo il logo WinForce illuminati blu, accompagnato da quest'altro e altri due LED sempre blu che ci segnalano se le ventole sono in azione o meno. Inoltre abbiamo i due connettori di alimentazione 6 pin, in quanto la scheda consuma veramente poco. E inoltre abbiamo l'unico connettore per lo SLI a differenza dei 970 e 980 che ne hanno due a disposizione, quindi potremo mettere in parallelo solamente due di queste schede. Come possiamo vedere il PCB arriva, non si estende per tutta la lunghezza del dissipatore e per questo motivo è stato necessario implementare un backplate in alluminio, in questo caso in colore nero, accompagnato dal logo Juno Gaming e dal logo dell'occhio Gigabyte. Per dare maggiore rigidità al PCB stesso sotto il peso del dissipatore. Come possiamo vedere, non abbiamo nessun bollino
sulla parte posteriore, quindi possiamo smontare il dissipatore senza perdere la garanzia, quindi possiamo montare un water block o cambiare semplicemente la pasta termica senza perdere la garanzia. Inoltre notiamo il connettore PC Express 3.0 e inoltre in questo caso il backplate ha anche una funzione di raffreddamento delle componenti posizionate nella parte posteriore del PCB della scheda, come ad esempio il controller del voltaggio e due chip delle RAM. E nella parte inferiore invece cosa troviamo? Troviamo l'estensione della cover che ha il compito di sostenere le ventole, mentre una scelta innovativa è stata fatta da Gigabyte quanto riguarda le uscite video, infatti non troviamo nessuno spazio dedicato alla ventilazione della scheda, ma troviamo due connettori DVI, tre connettori DisplayPort e un connettore HDMI. Quindi possiamo dire che per questa video unboxing è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta per foto e per test di questa scheda, quindi dallo staff di Streamhard un saluto, al prossimo video unboxing, ciao!